Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi facciamo il mitico tarallo insogne e pepe napoletano, ovviamente fatto con strutto, pepe e mandorle. Devo fare tutto a mano. Andiamo a tritare anche le mandorle grossolanamente in questo modo. Le portiamo tutte a questa dimensione, cioè non molto piccola. Diamo una piccola tostatura, andiamo a mettere così spianate in una teglia. Le tostiamo per circa 5 minuti alla temperatura di 180 gradi. Andiamo a fare l'impasto a mano, iniziamo a mettere la farina al centro. Mettiamo il lievito, spezzettiamo nell'acqua, andiamo a sciogliere. Inseriamo lo strutto al centro. Inseriamo il sale e il pepe e la metà del liquido. E impastiamo. Inseriamo il restante liquido. E amalgamiamo poco per volta la farina lateralmente verso il centro. E poi tutto insieme. Dovete sapere che nella mia bellissima Napoli c'è l'usanza di fare questi taralli insogne e pepe e di consumarli sul lungomare spettacolare che abbiamo a Napoli insieme a una bella birra fredda. Raggruppiamo tutto l'impasto in questo modo. Adesso inseriamo le mandorle. E impastiamo il tutto. Mandorle ovviamente raffreddate. Ottenuto questo impasto, lo copriamo con un canovaccio e lo facciamo riposare per almeno 30 minuti. Dopo circa una mezz'oretta togliamo il canovaccio, prendiamo l'impasto, vedete è puntato, non è esageratamente lievitato, ma è puntato. Andiamo a ricavare dei pezzi da circa 50-60 grammi. Ovviamente io li vado a pesare per essere più preciso. Ottenuti i 16 pezzi, che sarebbero i 16 taralli, andiamo a prendere il pezzo, lavorare in questo modo. Otteniamo un bastoncino, andiamo ad arrotolare. Ovviamente è un impasto molto fragile perché è carico di grassi e non è impastato esageratamente. E lo andiamo a rotolare in questo modo. Andiamo a mettere una teglia da forno, quella classica di tutti i forni che troviamo nelle case, e mettiamo in questo modo. Ottenuti i 16 taralli, abbiamo preso 32 mandorle, ossia 2 per ogni tarallo, ammorbidite un po' in acqua per 5 minuti e le andiamo a mettere in superficie.
Adesso li mettiamo a lievitare per almeno un'oretta. Io le metto sempre in un forno a 30 gradi per riscaldato, poi spengo il forno e le faccio lievitare per un'oretta. Adesso i taralli sono pronti. Forno statico al centro del forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Dopo 15 minuti a 180 ventilato. In effetti le mandorle sopra sono state messe in acqua per far sì che si attaccano al tarallo e non si bruciano in cottura. Un tarallo friabile, mandorlato al punto giusto, pepato al punto giusto, il vero tarallo napoletano. Mi raccomando, non rimane che iscrivervi al mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook Simone Esposito Pasticcere, su Instagram e TikTok. Un bacio a tutti, alla prossima!